Buonasera, ben arrivati al nostro consueto appuntamento del venerdì alle 19:30 su Popolo della Famiglia TV. Grazie per essere qui con noi questa sera e soprattutto un grazie particolare a Daniela Baldanza, che è la nostra autrice, che ha iniziato a collaborare con la redazione composta da Francesca, la redazione di Popolo della Famiglia TV. Composta da Francesca Centofanti, Barbara Moi e la sottoscritta, quale autrice della rubrica Semi di Speranza. Approfitto per ringraziarvi perché appunto con la redazione ci siamo accorte che, ciao Ilaria, ciao Mara, ci siamo accorte che abbiamo veramente acquisito consapevolezza di quanti di voi guardino le nostre rubriche anche in differita. Pertanto, questa è l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci guardano, tutti quelli che vedono questa diretta anche in differita e questa sera proseguiamo a trattare degli argomenti a noi cari. Proseguiamo a parlarne, parliamo nuovamente di vita. Come potete vedere nel titolo della rubrica, abbiamo taggato come ogni volta la realtà che andremo ad intervistare questa sera. Questa sera andiamo a intervistare e parleremo e faremo una piacevolissima chiacchierata con una ragazza molto giovane e che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dà veramente quella che è la prospettiva dei giovani e di come i giovani siano impegnati nella difesa della vita. Con Chiara Chessi, con le quali abbiamo fatto una prova ieri sera, adesso provo, vediamo se la prova ha funzionato e la inserisco in diretta, così con lei inizieremo questa bella chiacchierata che vi invito ovviamente a condividere. Vediamo se Chiara fa il segno, porta bene come spero sia e ci faccia apparire il bel viso di Chiara, così possiamo fare questa intervista Eccomi. doppia. Yes! Eccomi qua. Ciao a tutti. Ciao Sì, Chiara, siamo grazie. riusciti. Niente, no, no, grazie a voi, grazie a voi. Anche perché l'insistenza non a caso è femminile, quindi voglio dire, non avevo Esatto, ci dubbi siamo proprio. impuntate. Grazie Sì, per il sì, sì, tempo, sì. grazie per la disponibilità e per la pazienza, perché già tra le prove una cosa e un'altra, insomma, di pazienza, sei stata messa alla prova la tua pazienza. Tesoro, senti, a me mentre guardavo come si dice, il canovaccio che ci ha preparato Daniela Baldanza, la nostra autrice, mi è venuta in mente anche un'altra cosa che. Voglio dire, non esula ovviamente dalle domande che ti farò, ed è tu chi sei? Cioè, Chiara, al di là dell'impegno degli universitari per la vita, al di là, tu, Chiara, come ti nasce questa chiamata, questa vocazione? Come hai ascoltato questa chiamata? Che poi è questo, no? Di Sì. universitari per la vita, di cui ci parli, ci spieghi, però io la mia curiosità è, ma Chiara, ma chi è Chiara? Una presentazione, diciamo. Beh, allora, vabbè, io sono una neolaureata in letteratura cristiana, cioè lettere classiche è l'ambito, però la specializzazione è proprio letteratura cristiana, quindi inizio un po' proprio dal curriculum di studi perché comunque mi interessa molto proprio cioè il fatto proprio dello studio della nostra fede, no? E a livello proprio molto nello specifico, cioè e studiare proprio i propri padri della Chiesa, no? È una cosa che mi affascina, mi ha sempre affascinato. Soprattutto proprio per la loro ricerca della verità, che è un po' anche, come dire, il principio cardine proprio della battaglia pro vita, no? Perché noi alla fine quello che facciamo è difendere la verità. Cioè noi durante gli aperitivi, quando andiamo lì e facciamo vedere appunto ai ragazzi i fetini, no? Del bambino di 12 settimane, quello che facciamo è mostrare la verità scientifica dei fatti. Quindi sicuramente appunto questo. E il mio impegno pro vita nasce, diciamo, un paio di anni fa, dalla partecipazione alla Marcia per la Vita, perché
Perché lì ho proprio visto che comunque erano presenti appunto tantissimi gruppi, medici pro vita, gli infermieri pro vita, però non c'era un gruppo di studenti. Allora io lì stavo con dei miei amici, allora a un certo punto appunto ho detto vabbè, facciamo partire un gruppo di studenti, ma proprio così, cioè senza, come dire, nessuna pretesa di, non avrei mai immaginato, come dire, saremmo arrivati a questo. E da lì abbiamo iniziato a chiedere un permesso a Roma 3 per fare un volantinaggio e niente, abbiamo fatto questo volantinaggio. Tra l'altro doveva accompagnarmi un mio amico che all'ultimo ha avuto un problema, quindi ero io da sola. Cioè io non avevo mai fatto volantinaggio, quindi non sapevo proprio cosa dovevo, cioè dico mamma mia, vado lì che faccio? Però allo stesso tempo ho detto vabbè, ci provo. Oh, una cosa incredibile, la provvidenza, due mie amiche che non vedevo da un sacco di tempo si sono avvicinate e mi hanno detto oh, ma stai facendo questo volantinaggio, ti aiutiamo. A un certo punto poi hanno chiamato altre loro amiche e saremo state un 5-6 a distribuire volantini, quindi proprio una cosa incredibile, veramente. Il E benedetto è quindi, la malattia del tuo amico che ti doveva accompagnare a questo punto. Era tutto. infatti, sì, è tutto coordinato, sì. Quindi è stato sicuramente la marcia per la vita. Poi anche il fatto che ho una volta, cioè, ho sentito una conferenza in cui praticamente si parlava dei vari metodi abortivi e che mi ha molto molto colpito, cioè questo fatto qui proprio in maniera molto dettagliata. E poi dopo la sera stessa andai a vedere il video di Nathan Song, che è questo medico statunitense, appunto un ex abortista che poi successivamente è diventato un grandissimo attivista pro vita, che non so se conoscete un po' la storia, lui si è convertito vedendo proprio in diretta appunto un aborto, no? Quindi anch'io ho visto questo video e questa cosa cioè è stato un ulteriore elemento che mi ha scosso. Allora ho detto no, qui veramente bisogna fare qualcosa e da lì siamo partiti piano piano e adesso siamo appunto presenti in tante università italiane, ci stiamo espandendo, ogni giorno ci scrivono, ci contattano studenti dicendoci ma cosa possiamo fare appunto per diffondere anche noi la cultura pro vita nella nostra università, dateci delle direttive, dateci dei consigli, quindi siamo diventati un po', possiamo dire proprio il fulcro, ecco, diciamo così, proprio a livello appunto di studenti, nell'ambito appunto degli studenti, proprio loro si rivolgono a noi proprio perché ci vedono un po' come già degli esperti, tra virgolette, nel senso che comunque già abbiamo un po' un'esperienza e quindi ovviamente la mettiamo al servizio di tutti. Quindi questo è stato un Beh, po', diciamo, il mio percorso. il tuo percorso, esatto, quindi voglio dire, comunque c'è, uno non va alla marcia della vita così perché no, non sa che fa, a Roma è a maggio, lo sappiamo, quindi c'è comunque qualche cosa dentro che vibrava, no? Che qualche corda che Sì. cominciava a vibrare e che in qualche modo ha iniziato a suonare, se vogliamo fare questo paragone, se me lo consenti. Sì. Alla marcia della vita e poi la Sì. provvidenza di Dio, perché lì la testimoni tu ancora di più rispetto a quello che è, e poi diciamo è stata l'aggregazione, no? Ed era l'altra. Io seguo il Canovaccio, però mi colpisce particolarmente il fatto che ragazzi così giovani abbiano dentro la fiamma e il desiderio, perché il mainstream invece ci presenta la vostra generazione come ragazzi che se ne stanno tutto il tempo davanti al telefonino, l'iPad, l'elettronica, dipingono questi giovani totalmente disinteressati da quello che è la vita intesa come difesa, come concretezza, come piacere della difesa della vita. Quindi ben venga, ancora di più è un piacere, voglio dire, Sì. ascoltare, parlane ancora, cioè a me viene da chiederti da Roma, perché voi a Roma siete nati, no? Mi Sì, viene da esatto. pensare l'università di, che ne so, la Speciale di Pisa, adesso perché è un'università privata magari, piuttosto che il Politecnico di Torino, di Milano o Napoli o Palermo, come fate rete tra di voi? Allora, no, loro, i ragazzi ci contattano tramite Facebook e tramite email. Ci contattano appunto sì tramite i social, poi noi li sentiamo al telefono, li aggiungiamo, parliamo intanto un po' con loro per capire un po' anche a livello proprio pratico se già hanno esperienze nel mondo pro vita. La maggior parte non ha esperienze, ecco, quindi anche questo è molto interessante. È la prima volta che si approcciano proprio al mondo pro vita, però rimangono colpiti proprio dalla nostra testimonianza. Poi diciamo che ci sono state una serie di episodi che hanno creato un boom, come dire, di contatti, per esempio l'aggressione alla sapienza, che magari poi ne parlerò un po' più nello specifico dopo. Ecco, lì siamo stati praticamente sommersi da studenti che dicevano: Ah, ma anch'io, chiamatemi anche a me. Quindi noi parliamo con loro, gli spieghiamo un po' qual è la nostra linea, i nostri appunto principi.
Noi seguiamo ad esempio il libro di Palmaro, Aborto e 194, che è spiegato molto bene lì tutta la questione, quindi ci, diciamo, utilizziamo proprio quello come formazione, quindi diamo loro, gli diciamo appunto di leggere, di studiare questo libro. E poi successivamente li inseriamo in un gruppo WhatsApp in modo che possiamo fare rete. Ogni tanto poi li risentiamo per capire un po' a che punto, se magari sono riusciti a fare qualcosa. E i primi step li consigliamo di sentire un po' il cappellano universitario, poi ovviamente dipende da università a università, per cercare di trovare lì magari studenti che possono essere appunto interessati. Poi se già sono magari 3-4, di chiedere un permesso per fare un volantinaggio oppure organizzare una conferenza, come ad esempio recentemente ha fatto il gruppo di Padova, o anche magari un aperitivo informale anche esterno all'università, però che è una maniera proprio per i ragazzi pro vita di conoscersi e di fare proprio appunto amicizia, perché alla fine è dall'amicizia che poi nasce l'impegno, come dire, più grande, perché io ci tengo sempre a dire che noi comunque siamo, prima di tutto siamo appunto amici tra di noi e molto uniti e legati, e questo infatti è una cosa molto bella, no? Che come dire ci lega tanto appunto come ragazzi, ecco, e poi dopo ovviamente c'è tutto l'impegno che però è molto, come dire, più forte e più appassionato proprio perché siamo noi legati tra di noi, ecco, quindi se ad esempio uno magari viene insultato e attaccato è come se fossimo appunto attaccati tutti e quindi interveniamo proprio per dire come è successa alla Sapienza dove, vabbè, ci sono stati No, racconti, degli episodi. vai. Va bene, Vedi. sì, raccontiamo come dire questo teatrino. Praticamente noi avevamo chiesto alla facoltà di lettere e filosofia il permesso per mettere appunto questo banchetto, no? Noi mettiamo questi banchetti con delle cose da mangiare, degli aperitivi così per approcciare un po' meglio con gli studenti, perché abbiamo visto che magari offrendogli delle patatine, offrendogli qualcosa, tendono ad avvicinarsi un po' di più, ecco. E intanto comunque facciamo volantinaggio, distribuivamo questi fetini, cercavamo un po' appunto di parlare con loro. Diciamo per i primi 10 minuti è andato tutto bene. A un certo punto poi veniamo circondati da una trentina di ragazzi e ragazze di questi centri sociali, gruppi femministe, non una di meno, insomma tutti questi qui che iniziano proprio ad aggredirci in maniera sia ecco, verbale che fisica, buttando tutto a terra. E, ad esempio poi anche due ragazze sono state picchiate a me. Addirittura una ragazza mi è venuta proprio a 1 centimetro di distanza alzando un braccio dicendomi adesso ti meno, cioè, delle cose proprio allucinanti, hanno strappato tutti i volantini, buttato tutto a terra le patatine, quindi veramente un disastro, cioè si è creato proprio tutto Violenza, un è campanello, violenza. una È violenza veramente, cioè violenza. si è creato un capannello di persone che stavano tutti attorno a noi, cioè veramente. Poi alla fine non è che interveniva qualcuno per smettere, insomma, vabbè, comunque è andata un po' così. Alla fine noi, diciamo, eravamo abbastanza provati da questa cosa, però allo stesso modo eravamo anche, come dire, molto, non so come dire, c'era una sorta quasi di, cioè eravamo molto più uniti, no? Perché ci rendevamo conto, cioè, che veramente il lavoro che bisogna fare è un lavoro enorme, cioè perché se questi addirittura arrivano, cioè noi con il permesso, noi avevamo tutte le carte in regola, arrivano a minacciarci, a dirci parolacce, a dire bestemmie, a dire di tutto e di più, cioè delle cose veramente d'altro mondo, cioè vuol dire che il lavoro che bisogna fare, cioè, ma non dico soltanto appunto un lavoro proprio nel campo della difesa per la vita, ma un lavoro proprio umano con queste persone, no? Cioè dico, è enorme quello che bisogna fare. Perciò quindi uno in apparenza potrebbe dire, vabbè, questo episodio è andato, da un punto di vista umano è andato malissimo, ti hanno buttato tutto a terra, vi hanno menato, cioè veramente peggio di così. Eppure No, ci sono no, stati è quelli. esattamente il contrario, è esattamente cioè bisognerà quasi ringraziare queste persone Infatti, perché invece vi ha compattato ancora di più, no? Perché sì, poi ma poi ci sono stati attraverso dei quel momento in risvolti. cui vai. Sì, no, poi dicevo appunto, ci sono stati dei risvolti estremamente positivi a livello proprio del rettore della Sapienza, perché noi comunque gli abbiamo inviato una comunicazione dicendo quello che era successo e lui ci ha risposto dicendo appunto che prendeva distanze da questi comportamenti di gruppi aggressivi e che le prossime volte, che assolutamente era, come dire, favorevole alla libertà di espressione, che per le prossime volte ci avrebbe assicurato una scorta di polizia. Infatti poi 2 mesi dopo, verso dicembre, abbiamo fatto un altro evento appunto di volantinaggio e lì avevamo proprio la polizia che insomma stava lì e, come dire, ci scortava. Ecco, quindi il risvolto positivo c'è stato perché il rettore è intervenuto, perlomeno ha detto qualcosa.
qualcosa, ecco, quindi insomma siamo molto, insomma l'abbiamo ringraziato proprio per questo, ecco. E poi tantissimi studenti e docenti soprattutto ci hanno contattato dicendo proprio, ma io non sapevo della vostra realtà, non, perché ovviamente noi per mancanza di fondi non, più di tanto non riusciamo, come dire, no, anche a diffonderci, cioè non siamo un'organizzazione. E cioè che percepisce appunto dei fondi, no? Cioè i fondi li mettiamo noi per dire, oppure organizziamo magari delle raccolte, diciamo, benefiche, però ecco, è tutto un qualcosa che parte da noi. Perciò quindi tutti questi studenti ci dicevano, ma io non sapevo, come dire, della vostra realtà, la prossima volta chiamatemi. Quindi, insomma, come dire, siamo stati inondati da tantissimi che poi volevano anche aprire gruppi al di fuori, no, di Roma, quindi è stato un incredibile successo, ecco. È il risvolto dell'Arazzo, Veramente. no? Io, un caro sacerdote tanti anni fa mi disse: Sì. vedi, le cose brutte che ci accadono, pensale come se fosse un Arazzo. Dice: tu vedi l'Arazzo da dietro, sono tutti fili in grande confusione, li lo giri ed è un disegno meraviglioso. Quindi mi viene da pensare, mi viene da ridirti questa cosa semplicemente, no? Perché io ho due figlie, sono mamma e ho due figli più piccoli di te, però io penso a tua madre, no? A sapere, mi sento male, io sono a sentire te lo raccontare. Sì, Non oso immaginare tu come sei infatti. stata, tua madre, i genitori di questi ragazzi, perché comunque siete giovani, voglio dire, no, siete adulti, ma allo stesso Sì. tempo siete giovani, quindi, Sì, però sì, sì. da una cosa così violenta, perché c'è stata violenza, cioè la violenza non è solo a toccare materialmente in maniera rude una persona, è anche la minaccia, no? Perché tu entri Certo. nel mio spazio vitale, quindi nel momento in cui già mi stai dando violenza, stai facendo violenza al mio essere. Per cui a questo punto tu hai risposto già all'altra domanda, che era come si fa rete, no? Quindi vi contatta una persona, vi contattano questi ragazzi, voi date a loro degli strumenti per poter parlare, nel senso, Sì. materialmente. Dopodiché fate comunque rete tra di voi, no? Con gli strumenti che sono molto più alla vostra portata. Piuttosto che, e poi magari ci sono degli eventi annuali, mi viene da pensare, la Marcia della Vita, in cui comunque Esatto, vi ci aggregate, vi incontriamo, sì. conoscete. Sì. Poi per esempio anche il giorno prima della marcia o il giorno stesso la mattina faremo una riunione proprio tra di noi, cioè tra tutti i rappresentanti dei vari gruppi, proprio per fare un po' il punto della situazione, vedere anche un po' lì che cosa si può migliorare, perché poi diciamo che la difficoltà è che ogni università è un mondo a sé, quello che noi facciamo a Roma, magari a Milano, non è possibile, ecco. Quindi bisogna studiare, diciamo, la situazione in maniera, cioè singolarmente, ecco, per ogni università, ecco, una cosa diversa. Quindi sì, noi Tu mi diamo il accennavi. materiale di formazione e poi Sì. però lasciamo i gruppi molto liberi, diciamo, nel senso che poi sono loro che gestiscono le loro attività, se loro preferiscono fare magari prima di un aperitivo appunto un incontro di formazione tra di loro oppure un incontro in cui si presentano, ecco, ovviamente lasciamo liberi perché ognuno è una realtà a sé, No, quindi quello sì, un quello po' voglio dire, la questo, ecco. modalità poi è quella. Una domanda provocatoria. Ti sentivo dire prima. Noi consigliamo comunque agli altri studenti, quindi ai vostri colleghi, di rivolgersi al cappellano dell'università. Domanda provocatoria. Universitari per la vita sicuramente avrà un'ispirazione cattolica, ma nella tua esperienza o nell'esperienza anche dei tuoi colleghi, degli altri universitari per la vita che sul territorio nazionale, sto parafrasando ciò che tu mi hai detto, no? Sì. Comunque operano, ci sono dei non credenti? Ti spiego Sì, la sì, sì, domanda. No, sì. hai capito Sì, cosa sì, sì. intendo, no? Sì, Ok. no, no, sì, no, no, infatti incredibilmente sì, noi abbiamo a Roma una ragazza atea, tra l'altro lei è atea e di sinistra, quindi, come dire, è un po' veramente incredibile. Incredibile, sì. Lei praticamente si è avvicinata, cioè si è convertita, possiamo dire, alla causa pro vita vedendo il video di Gianna Jessen, quello in cui lei racconta un po' la sua vita, che è un video bellissimo che veramente consiglio a chi appunto non l'ha visto. E ha scritto anche un articolo sul nostro sito proprio raccontando un po' la sua esperienza. Lei prima era favorevole all'aborto, assolutamente proprio non si poteva toccare, poi ha visto questo video e piano piano si è iniziato, diciamo, a incrinare qualche cosa. Poi ha conosciuto noi, ha approfondito anche lì un po' le nostre tematiche. Che, diciamo, possiamo dire anche un po' la nostra linea, le abbiamo parlato e alla fine adesso è, come dire, una ragazza molto molto attiva, molto, molto appassionata, ecco, quindi proprio lei lo vede proprio come un fattore di civiltà, come poi d'altra parte dovremmo vederlo tutti così, cioè lei dice una società deve tutelare soprattutto e in prima persona il più debole, cioè, e non esiste persona più debole del piccolo embrione, quindi
E lei è proprio questo che va a dire anche agli aperitivi, no? E la sua è una testimonianza molto potente perché noi ovviamente tutti ci dicono, i soliti cattolici bigotti, e lei dice, no, veramente io sono atea. Quindi lì, come dire, Quindi no, stanno hai tutti capito il zitti senso perché della mia vedono. domanda? Io quel senso volevo che fosse proprio, perché voglio dire, chi è cattolico, per chi è cattolico è quasi scontata, no? Quasi, Sì, tra virgolette, perché poi non quasi, sì. dimentichiamo che, voglio dire, la legge sull'aborto a 194 è Infatti. stata firmata poi da... Esatto, quindi non voglio entrare in polemica in quel... Però era importante dare questo messaggio, cioè non è solo il Sì. cattolico che difende la vita, ma la vita si difende indipendentemente dal credo religioso, perché è vita. Certo. Quindi Sì. ben venga la persona che è, diciamo, che segue più una corrente politica opposta a quella, no? Perché poi vedi, ci stanno pure i cattolici di sinistra, però che sia totalmente in contrapposizione con quello che è un credo religioso e anche politico storicamente, no? Certo. Perché è questo. Per cui mi hai dato Sì. proprio la No, no, lei ha risposta scritto una... perfetta. Sì, ha scritto anche una bella testimonianza che poi vi invito sul nostro sito. Ha scritto proprio io atea e pro-life, quindi lei spiega proprio il suo percorso, ecco, che effettivamente è un percorso un po' particolare, diciamo. Però sì, veramente è una grande testimonianza per noi questo, sì, veramente sì. Quindi... Ed è quello forse che motiva anche e apre Sì, molto di più, no? L'arrivo agli universitari, perché magari potreste essere etichettati come soliti ragazzi di chiesa, bigotti, no? Perché casa e ovviamente chiesa, sì, medievali, ma tutte queste esatto, sì, no, no. infatti appunto lei spunta fuori, non vi dico le reazioni, rimangono, come dire, un po' scioccati, Ah, quindi è fantastico perché c'è un bel sì. confronto poi, no? Penso è arricchente anche per chi crede, ma forse è più Sì, potente sì, sì. una testimonianza da parte di qualcuno che non crede, piuttosto di quella che di una persona che crede. Non so Diciamo, come... forse nel dialogo magari con gli altri, perché noi quando comunque parliamo anche con gli studenti, la maggior parte non sono ragazzi appunto credenti, quindi lei appunto è brava proprio perché riesce a trovare gli strumenti adatti, cioè come dire, a dire le cose nella maniera per cui anche gli altri la riescono a seguire, perché appunto se a noi magari la domanda che ci fanno spesso è ma voi siete cattolici? E noi diciamo sì, siamo cattolici, però appunto gli spieghiamo questo non c'entra e loro dicono vabbè, le solite cose, i soliti cattolici. Invece quando parla lei dice no, guarda, io non sono cattolica, sono atea, ti spiego perché tutti dovrebbero essere contrari all'aborto e fa proprio un discorso molto, molto, molto razionale, cioè un discorso appunto di civiltà, cioè che la società deve essere civile, soprattutto nei confronti appunto dei più deboli, no? Che sono gli Certo. embrioni e i malati, ecco. Quindi questo sì, Certo. No, quindi è effettivamente è un... importantissimo, esatto, quindi è importantissimo che nelle varie realtà accademiche voi comunque siete rappresentati in maniera capillare, più o meno, mi sembra di capire, Sì. su Sì, tutto il territorio, quantomeno nelle grandi sì. Sì, università, no? no, poi abbiamo ad esempio anche un ragazzo adottato, e quindi anche lui una testimonianza molto bella che ha scritto appunto anche sul nostro sito. Anche lui ovviamente nel momento in cui si dice vabbè, ma no, l'adozione no, è meglio l'aborto piuttosto che lasciarlo, ovviamente lui si sente proprio chiamato in causa, no? Perché dice no, guarda, io sono stato adottato, cioè tu vuoi dire che era meglio che io venivo abortito, perciò quindi io penso che queste storie sono storie molto molto potenti perché sono le storie proprio della vita delle persone che loro rompono, rompono proprio questo muro di ideologia, no? Che da anni che ci martellano, che ci dicono no, ma è appunto è meglio l'aborto piuttosto che l'adozione, soltanto un cattolico può essere orvita non un ateo, invece noi andiamo lì e rompiamo proprio questi luoghi comuni, quindi questo Secondo me è appunto molto importante. squarciate il velo di indifferenza in Esatto, maniera totale proprio, no? Quindi, sì, e con sì, potenza e con argomenti. sì, Quindi, esatto. scusami, sono andata un po' fuori, però No, non ti preoccupare, no, no, ti dico questo aneddoto sì. che tempo fa tu, Giorgio Celso, ovviamente lo conosci, chi non lo Sì, conosce, Giorgio. sì. Quindi avevo in casa un po' delle sue locandine, le ho messe dentro gli zaini di scuola delle mie figlie che vanno in una scuola francese che è totalmente ideologizzata. E allora Ah. mia figlia, mamma, che cos'è? Dico, guarda, dico, se ti chiedono che cos'è, tu rispondi, sono una giovane militante pro-life. Allora la grande che ha 14 anni, mamma, pro-life cosa significa? Pro per life vuol dire per la vita.
Sì, mamma, ma se poi mi spiegano, tu leggi il burantino, regalagli il burantino, non ti preoccupare, e digli che te l'ha dato la mamma. Sono cretinate, Oh no, però però in cioè. questa scuola, a mia figlia, quest'anno fa la prima media, la prima superiore, scusi, 2 anni fa, quindi in seconda media, spiegavano l'aborto, ma spiegavano Mamma mia. l'aborto così, ma se uno non è pronto per fare la mamma, se uno è stato violentato, questa è la modalità, eh? Allora sai che c'è? La prossima volta che vedo Giorgio, dico: ridammi un altro po' di volantini, li spargo, da lì devi cominciare. Perché tanto in un luogo così non potrai mai entrare, no? A meno che me l'ha dato Elenea, come, chi l'ha avuto, magari crei il caso, però è un modo per scuotere Certo, un po', sì, per no? Però, scuotere. Sì, no, veramente quest'ideologia nelle scuole. Infatti noi adesso, oltre proprio a operare nelle università, pensavamo anche di iniziare a operare nelle scuole superiori, perché lì Ecco, hai anticipato perché era tantissimo questo che ti volevo bisogno. chiedere io. Sai perché? Infatti. Perché mi viene da pensare che in alcune scuole superiori, che ne so, qui a Milano mi viene da pensare il Leone 13, a Roma il Pio IX, no? Che voglio dire, sono quelle Sì. scuole tipicamente cattoliche, ma ci sono anche laiche. Lo Chateaubriand a Roma, perché mi viene in mente la scuola francese l'equivalente, e a Napoli anche, cioè. Dove ci sono comunque negli ultimi anni, ci sono degli osservatori, per così dire, delle grandi università che sono in contatto con i grandi istituti secondari, quindi i licei normalmente, e osservano quelli che sono i ragazzi che vanno meglio a scuola per potergli poi offrire di entrare nelle loro università. Questo lo sai meglio Sì, di me come funziona. sì, Allora sì. mi è venuto in mente, sempre mentre leggevo questa bellissima traccia che ha fatto la buona Daniela, però io vado, insomma, ti volevo proprio chiedere, ma la forza, no, di fare una cosa di questo genere, perché io immagino all'università, magari c'è la sorella grande che ha dei fratelli più piccoli che vanno nelle scuole secondarie, Sì. no? Può essere l'idea di fare una cosa di questo genere, o comunque state già è a livello embrionale di poterla attuare? Nelle superiori, dici? Sì. Nelle scuole superiori? Lo sai perché ti dico No, le scuole sì. superiori, te lo dico anche, perché parliamo dell'ultimo e del penultimo e dell'ultimo anno, sono già maggiorenni, quindi non Certo. andate incontro a rischi, hai capito, no? A rischi di Sì, denunce, a cose, rischi legali, esatto. sì. No, no, noi tra l'altro già ci è stato anche proposto di andare a fare delle testimonianze, dei dibattiti appunto nelle scuole. Sì, lì il problema è entrare più che altro, perché bisogna comunque o avere delle conoscenze o conoscere il preside o conoscere magari, non so, per esempio anche il professore di religione che magari ti fa parlare durante la sua ora, perché cioè, invece in università alla fine noi essendo studenti possiamo benissimo mandare un permesso, andare a parlare con il direttore del dipartimento e ci fanno, teoricamente ce lo dovrebbero dare, ecco, quindi non sempre, abbiamo anche molte difficoltà lì ad entrare, però ecco, lì sì, invece nelle scuole il problema appunto è proprio questo, cioè che dobbiamo riuscire a trovare un sistema per entrare. Infatti quello con cui ne parlavo appunto anche con un ragazzo un po' di tempo fa, è che la cosa migliore è cercare di contattare i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori, perché se loro la pensano appunto come noi, allora è più facile per noi entrare, perché magari loro possono organizzare appunto degli eventi, no? Degli eventi di istituto in cui ci chiamano a parlare. Quindi purtroppo ci dobbiamo affidare più magari a loro piuttosto che al corpo docente o a un eventuale preside, perché non ci fanno entrare tanto facilmente, cioè se No, già ma abbiamo tanti problemi non si all'università. espone, no, ma lo possiamo, cioè voglio dire, senza accusarla, non è un'accusa assolutamente, è un dispiacere anche nei confronti magari di un docente che la pensa esattamente come voi, ma poi ha tutto il corpo docente in Certo. cui il 90% è contrario, Eh quindi poi alla fine sì. sono equilibri, no, piuttosto fragili che devono essere, però, che devono essere mantenuti, però sono ben contenta perché la riflessione che facevo, dico, caspita, sono all'università. Se piano piano si scende, no, di età, di fascia, dato che avete comunque questa propulsione grande di Sì. entusiasmo, di voglia di fare, e questa grande aggregazione di giovani, scende a un gradino, no, dall'università si va alle superiori, in maniera tale che si tampona e si blocca quello che è l'avanzare dell'ideologia, e qui Esatto, arriviamo infatti. a quello, Sì, no, sì, esattamente. Noi stiamo sì. parlando di aborto, stiamo parlando di aborto, che poi voglio dire, sappiamo benissimo che è un omicidio. Allora, un professore, un docente di Harvard, che è Robert George, ha
commentavo, io vorrei commentare con te il parere espresso da lui per quanto riguarda l'aborto terapeutico, no? Sappiamo che lui comunque è membro della commissione etica all'UNESCO, quindi voi avete pubblicato un articolo su questa sua Esatto. autorevole, su questo suo autorevole parere. Sì. La domanda che ti volevo fare era qual è il punto di vista di universitari? Perché io immagino che anche al vostro interno, magari tu la pensi in un modo, sei il presidente, poi ci sono altri che la pensano in maniera diversa, no? Perché ci può stare. Quindi qual Sì. è la risposta, tra virgolette, a questo parere autorevole di questo professore e qual è la tua posizione invece? Sì, beh, questo professore ha scritto appunto questo, noi l'abbiamo tradotto, l'abbiamo riportato in traduzione, ha scritto questa testimonianza molto interessante perché lui dice proprio che noi non abbiamo bisogno dell'aborto in generale, dice proprio non fatevi ingannare dalle menzogne di chi vi dice che l'aborto è necessario per la salute della donna, ad esempio lui portava l'esempio degli aborti tardivi, no? Gli aborti tardivi quando diciamo, l'embrione appunto è ancora piccolo, diciamo, quindi nella fase, scusate un momento, ecco, dico appunto quando è ancora nel primo e nel secondo trimestre, dice che in quel caso quello che si fa, cioè i medici si rendono conto che si trovano appunto davanti a due pazienti, la mamma e il bambino, quindi quello che fanno è un parto prematuro, no? Quindi dice che in modo che in questa maniera si riesce a salvare sia la vita della mamma che la vita appunto del bambino. Nel momento invece in cui la gravidanza è più avanti, cioè diciamo oltre le 20 settimane, lui dice a quel punto il fatto di fare un aborto, dice cioè di abortire appunto proprio il bambino, lui dice che è una procedura, diciamo, tra virgolette, cioè che richiederebbe tantissimo tempo, quindi a quel punto, cioè, le condizioni della stessa madre peggiorerebbero, quindi sono menzogne quelle che ci riportano, che ci dicono, sì, bisogna appunto per forza abortire perché altrimenti la mamma muore. No, cioè, è proprio tutto il contrario. E poi, ripeto, questo è un parere proprio autorevole di una persona, cioè, che non è che parla all'acqua di rose, ma è una persona con delle competenze, quindi. Noi l'abbiamo pubblicato proprio perché come dire, ci ha anche lì molto, molto scosso, perché ovviamente negli aperitivi a noi spesso ci dicono, ma per la salute delle donne, per qua e là, e su e giù. E lì magari uno non sa bene se non è proprio del campo specifico che cosa dire, però ecco, avendo questo parere autorevole, che è un parere autorevole e tra l'altro anche molto logico, diciamo, c'è più semplice e anche molto più facile per noi, no? Riuscire a confutare quello che ci vengono a dire. Quindi, ecco, no, è molto interessante perché lui è molto molto netto nell'affermazione, lui dice proprio non lasciatevi ingannare dalle menzogne che vi dicono, non abbiamo bisogno dell'aborto tardivo, non abbiamo bisogno dell'aborto in generale, punto. Cioè, è veramente un discorso proprio secco e poi, ripeto, viene da una persona appunto autorevole, quindi, ecco, è molto No, interessante. sì, ovviamente voglio dire, il parere autorevole laddove è necessario, tornando al discorso prima, squarciare un velo, perché personalmente, cioè ti porto quella che è la mia testimonianza, per quanto voglio dire, non possa contare, però il buon senso dice che il bambino, giustamente c'era una bellissima vignetta che girava nei siti americani, no? Di rose, eccetera, eccetera. Sì. Quando è che un bambino comincia, smette di essere un feto e diventa un bambino? Cioè, qual è la magia che avviene? Fammi capire, cioè, Esatto. no, in termini Sì, proprio sì. ironico, no, esatto. Quindi è un bambino. Poi la neolingua necessita di chiamarlo feto perché il cervello, nella programmazione neurolinguistica, nel momento in cui lo chiama feto, non Sì. registra che sia un bambino, quindi l'aborto, che è un omicidio, viene reperito, viene registrato in maniera diversa. Questo lo sappiamo tu, lo sai tu, lo so io, lo sanno, no? Voglio dire, sempre più Sì. persone. Per cui il parere autorevole ne abbiamo necessità laddove dobbiamo andare a parlare con le famose persone che dicono no, è un feto, non è un feto, eccetera, e quindi dimostrargli che c'è anche una persona che è un medico, che comunque ha fatto delle ricerche, eccetera, che lo afferma. Basterebbe solamente un po' di buon senso e sarebbe Sì, che benissimo. manca, che manca, devo Esatto, dire, veramente proprio. benvenga la vostra attività, benvenga tutto quello che fate e quello che continuerete a fare, no? Per cui questo mi porta inevitabilmente, perché di aborto parliamo, mi porta all'altro pezzo che è fine vita, cioè passiamo proprio boom boom, Sì, no? Proprio, ecco, sì. fine vita, Italia, parliamo di Italia noi, Eluana Englaro, DJ Fabo, sono passati 10 anni?
no? Più o meno, dai Luana. In questi 10 anni, al di là della considerazione che siamo andati sempre peggiorando e che abbiamo oltrepassato quella barriera che è stata sfondata con Eluana, ovviamente, perché non si sarebbero fermati, io ci metto un pezzo in più. La Corte Costituzionale ha chiesto allo Stato italiano, al governo, una legge. Ed è un sopruso, noi lo sappiamo, perché voglio dire, non sta in cielo né in terra che i giudici chiedano, cioè è il contrario. Ok? Però c'è una sponda che è stata offerta, quella dell'obiezione di coscienza. E te ne dico un'altra. Dal momento in cui l'infermiere oggi è riconosciuto come un corso di laurea, però loro non hanno l'obiezione di coscienza. Ora, tenuto conto che questa legge sarà fatta, la vogliono, quindi verrà fatta, metterci dentro, trovare il modo di metterci dentro l'obiezione di coscienza e trovare il modo di mettere dentro, scusami i termini magari non corretti, però hai capito quello che intendo, anche per l'infermiere l'obiezione di coscienza, perché l'80% dei medici sono obiettori di coscienza in Italia, quindi la 194, se fosse applicata totalmente, non avrebbe gli effetti che ha, ma se fosse possibile fare questa legge sul fine vita inserendo l'obiezione di coscienza, scusami, l'obiezione di coscienza e che quindi è una sponda che è stata già offerta e adeguare l'obiezione di coscienza per i medici che quindi voglio dire, devono aderire, per così dire, eseguire la 194 anche per le infermiere. Andando quindi a contenere, perché noi quello che possiamo fare adesso è contenere, Chiara. Ormai, voglio dire, no, la barriera è stata spaccata. Da Eluana siamo arrivati a DJ Fabbo. Abbiamo cappato che va nelle scuole superiori a parlare di eutanasia, lo sai meglio di me. Per quello, no, mentre voi avete difficoltà pure semplicemente ad affacciarvi al portone, al cortile delle scuole, no? Quando sarebbe molto più logico. Qual è la posizione di universitari rispetto a tutto questo? Allora, noi abbiamo una posizione molto netta che rispecchia un po' anche il pensiero di Palmaro, perché un po' io avevo letto prima proprio di fondare il gruppo questo libro Aborto e 194. Lui in particolare parla della questione aborto, ma ha la stessa idea anche per l'eutanasia. Avevo letto questo libro e mi aveva colpito molto proprio questo suo desiderio proprio di ricercare la verità, anche proprio il rigore logico che lui ha nello scrivere questo libro. Allora, noi abbiamo una posizione molto netta nel senso che ovviamente siamo contrari appunto alla legge 194, che è una legge integralmente iniqua, e alla legge 194, alla legge DAT, eccetera, tutto questo, ecco. E noi, ecco, quello che facciamo, cioè quello che noi auspichiamo, come appunto ogni provvita dovrebbe auspicare, è l'abrogazione di tale legge. Ovviamente questo non potrà succedere appunto domani e neanche dopodomani, cioè è un processo molto lungo, abbiamo visto anche negli Stati Uniti, però pezzo per pezzo, ecco, la riusciremo, come dire, a eliminare. Il problema però è che noi dobbiamo parlare proprio chiaramente dei nostri obiettivi, soprattutto, cioè, ripeto, ovvio che magari a un aperitivo se ce lo chiedono, ma che posizione avete sulla 194, noi glielo diciamo, però questo è più un discorso che va fatto alle associazioni pro vita e a tutte le persone appunto che si battono proprio per la difesa per la vita. Cioè noi non possiamo edulcorare, come dire, la verità e dire, ad esempio, siamo per l'applicazione delle parti buone della 194. Questo assolutamente è sbagliato. Noi dobbiamo dire la verità. Cioè dobbiamo dire noi la 194 la dobbiamo appunto abrogare. Poi ovvio che, ripeto, questo non succederà a breve termine perché sarà un processo lungo, però le cose vanno dette appunto nella verità, perché altrimenti cioè veramente è un disastro, ecco, è un disastro. Iniziamo poi magari a condurre battaglie sulle retrovie e non essere appunto più attivi nel campo vero e proprio, ecco. Quindi su questo assolutamente noi siamo molto diretti e ecco, questo appunto è per quanto riguarda più nello specifico la nostra linea sulla 194. No, vabbè, quello sì, voglio dire che la 194 debba essere cancellata, su quello siamo d'accordo, però ad oggi, non potendo fare così e cancellarla, quantomeno applichiamola bene, come si deve. Cioè, nel senso, mentre da quando è stata varata, è sempre stata applicata
nell'accezione negativa. Ti faccio l'esempio: l'altro giorno sulla rete trovo un volantino di raccolta firme qui a Milano sulla 194. Applichiamo la 194, lo prendo, lo ritaglio, lo pubblico, ovviamente leggendolo. Perché l'ho pubblicato? Perché mi sono resa conto che diciamo, nella parte più maiuscola arrivava il messaggio come applichiamola, quindi per noi che siamo pro life, ah, dico che bello, vedi, raccolgono le firme per applicarla realmente, quindi è a favore dell'obiezione di coscienza. No, è il contrario. Cioè applichiamola sempre nell'accezione, ammazziamo il bambino, perché poi è questo. Sì. Quindi io sono perfettamente, totalmente d'accordo con te, Chiara, che cioè anche la posizione, voglio dire, nostra come movimento, perché dietro noi abbiamo un logo, lo sai benissimo, è quella. Certo. Certo, se scusami la parentesi quadra politica, se avessimo il 50% al governo la 194 sarebbe abrogata domani, non la ce l'abbiamo, non è questo purtroppo oggi. E ciao Assuntina, entrata Assuntina Morresi. Quindi non è questa oggi la nostra possibilità, ma ovviamente tendiamo lì. Ad oggi che cosa abbiamo in mano? Oggi abbiamo una legge che pure per quanto faccia schifo, però magari riuscissero ad applicarla per difendere il bambino, perché in qualche modo c'è la modalità, almeno facessero quello. Che poi l'universitario deve dire, dice, come diciamo noi, ah, no, siamo contrari, su questo ci siamo, Chiara, siamo, diciamo, la stessa Sì, cosa, ho voglio dire. capito il tuo Dobbiamo discorso. stare coi piedi Sì. per terra, purtroppo, capito? È questo Sì. Sì. il dramma terribile, no? Guarda, Esatto. io Quindi credo che forse un approccio, penso positivo, potrebbe essere il fatto di iniziare intanto a levare i fondi, cioè almeno perlomeno, come dire, puntare a quello, a levare proprio i fondi per il fatto dell'aborto, perché ovviamente, come dire, se cioè è proprio il concetto stesso, no? Che l'aborto viene pagato comunque dal servizio sanitario, quindi è il fatto che viene visto proprio come per dire, un trattamento al pari di un'altra qualunque cosa, ecco, quindi già il fatto di levare questo ha un impatto sicuramente molto buono anche proprio a livello culturale, perché le persone iniziano a capire, come succede appunto anche negli Stati Uniti, dove lì non è pagato dal servizio sanitario, no? Lì ci sono delle cliniche private e uno va e ci mette i soldi, ecco. Quindi già questo proprio da un punto di vista culturale sicuramente è appunto positivo, però ripeto, io credo proprio che quello che diciamo manca un po' anche al mondo pro vita è il fatto che bisogna dire proprio la verità, bisogna dirla in maniera chiara tra di noi. Dobbiamo avere tutti un obiettivo proprio fisso in mente e perseguirlo con perseveranza e senza fermarci di fronte appunto agli ostacoli. Questo sì, no, e ma quello ripeto, assolutamente d'accordo con te, Chiara. Cioè, io ho il dovere da mamma di stare coi piedi per terra, nel senso è ovvio che lì a quello tendiamo tutti e sensibilizziamo e lavoriamo, informiamo affinché venga reso noto qual è il nostro no, obiettivo comune. Nel frattempo, lavoriamo affinché venga contenuto il male che sta dilagando, quindi ben venga assolutamente a non finanziare questi omicidi in catena, perché sono questi poi fondamentalmente, no? Però mi viene da dire una sì. cosa polemica, ma neanche troppo, cioè abbiamo lo Stato che ci finanzia la trittorellina per arrestare, capito? Quindi voglio Sì. dire, ecco, appunto, liberalizziamo la droga, yeah, ok, però va Sì. benissimo, bene, bene. Che ci siano ragazzi, questo mette tanto entusiasmo, perché ci sono giovani, cioè ci sono giovani, ci sono persone della mia meno giovani, quindi della mia età, che comunque cioè siamo un fronte su tanti fronti, no? Siamo Sì. ognuno nel suo contesto, ognuno nel comunque spinge il male nella stessa direzione, quindi questa è la cosa poi più importante, credo, no? Quindi bravi. Esatto. Caspita, sono andata oltre. No, la trasversalità invece mi veniva da pensare, giustamente. Voi avete una bella rete tra universitari, no? Avete creato una Sì. bella rete tra universitari. Avendo già pensato di entrare piano piano in quei contesti di scuola superiore immediatamente precedente al percorso accademico, la difesa della vita declinata in quelle facoltà
di farmacia, di medicina, di ginecologia ostetricia, fino ad arrivare a giurisprudenza e scienze politiche, ovvero creare, mi viene da pensare, una matrice, un incrocio, ma che sia proprio un corso di laurea, non lo so, degli esami in più, non lo so, perché il mondo accademico si è evoluto talmente tanto e non ne ho una conoscenza così approfondita. Però, secondo te, che il mondo accademico lo conosci bene, c'è una fessura piccola piccola nella quale possa, a tuo avviso, entrare la possibilità di declinare il tema della difesa della vita in questi ambiti di percorsi universitari? Allora, è una bella domanda. Penso che allora le statali no, onestamente, perché non ho visto buone risposte, questo no. Però penso che invece alle università cattoliche, secondo me, se già iniziamo da lì, sì, può essere sicuramente un buon inizio, sì. Il problema però è che io penso che prima, come dire, di iniziare anche a pensare proprio a un corso di laurea o a magari non un corso di laurea o comunque anche semplicemente un percorso, ecco, qualcosa del genere, bisogna proprio suscitare l'interesse negli studenti, nei giovani, proprio relativi a queste tematiche. Il fatto comunque di vedere, cioè noi abbiamo visto proprio che quello che colpisce di più le persone quando ci vedono è proprio la testimonianza, cioè il fatto di vedere dei ragazzi di 20, 22, 23 anni che stanno lì e che si prendono appunto le botte, si prendono gli insulti, si prendono di tutto e di più, però stanno lì perché ci credono, perché purtroppo siamo in una fase, proprio in un periodo in cui gli studenti, io vedo soprattutto i giovani, tendono ormai a non credere più a niente, cioè questo è il problema, c'è un'apatia veramente pazzesca. Perciò quindi noi prima dobbiamo, come dire, cercare un po' di risvegliarli, tra virgolette, ecco, e poi dopo sicuramente si potrà pensare a qualche cosa di più strutturato, cioè questo sì, noi comunque abbiamo anche dei docenti che sono proprio dalla nostra parte, quindi loro sicuramente ci appoggerebbero, ecco, perciò sì, assolutamente è un bel progetto, ecco. Un messaggio di speranza, Chiara. Voglio dire, tutta questa Messaggio. bella intervista è stato un messaggio di speranza, perché solo, voglio dire, ad ascoltarti, voglio dire, tu sei in rappresentanza comunque di tanti ragazzi, no, in giro per l'Italia che ciclicamente si impegnano, no? E non si impegnano solo durante un certo periodo dell'anno, è costante. Tu mi parli di questi aperitivi. Come è nata l'idea di questi Sì, aperitivi? Cioè, ma in realtà sì, durante una riunione, proprio penso la prima riunione, no? Ci siamo visti, abbiamo detto vabbè, dobbiamo fare qualcosa, cosa facciamo? All'inizio avevamo pensato proprio di fare semplicemente un volantinaggio, poi però lo ricordo che qualcuno disse, ma in maniera molto così spontanea, disse vabbè, ma perché non offriamo qualcosa da mangiare? E da lì è nata l'idea, cioè ci mettiamo col tavolino con appunto patatine, snack, bibite così e niente, diamo volantini, materiale informativo, cose così. Abbiamo visto che rispetto comunque che a un semplice volantinaggio, diciamo, tende a essere più efficace perché poi le persone magari si fermano, poi noi riusciamo ad approcciarci anche meglio perché andiamo dagli studenti e diciamo guardate, siamo un gruppo universitario e appunto facciamo un piccolo aperitivo, cioè non è che diciamo subito siamo un gruppo pro vita, perché sennò poi magari le persone scappano. Noi prima cerchiamo magari di farli avvicinare così in maniera simpatica e poi dopo iniziamo un po' a parlare con loro, ecco, quindi questo ci aiuta molto proprio il fatto di appunto di fare l'aperitivo, quindi da lì la è convivialità, diventato, quindi la sì, la convivialità, no? convivialità, La condivisione, la convivialità è, sì. voglio dire, forse anche attirare l'attenzione, attira più l'attenzione un gruppo di persone che chiacchiere, smangiucchia, mi viene da Sì. pensare, piuttosto che 40 persone intorno a un tavolino che parlano, non so come, così adesso come Esatto, sì. visualizzo, no? Mi viene da pensare che forse è la formula migliore, perché poi sai, parlando scende la tensione, diventa tutto molto più Esatto, sì. Poi molto c'è da più dire anche che facile. l'aperitivo
Sì, che gli aperitivi proprio per il mondo studentesco, in particolare universitario, sono molto, diciamo, cioè sono proprio un tratto caratteristico proprio, cioè spesso, no, succede magari tra colleghi, andiamoci a fare un aperitivo, no? Quindi noi abbiamo utilizzato questo stratagemma, come dire, utilizzandolo un po' per questi scopi qui, Io ecco. ti dico Chiara che voglio dire, nella mia esperienza lavorativa i più grandi contratti, i più grandi accordi che ho chiuso, li ho chiusi davanti a un bicchiere di vino e un piatto di pasta, voglio dire, perché no, Eh sì. Sì. giustamente scala sei in un contesto sempre lavorativo, perché voglio dire, comunque tra virgolette, virgolette nel senso, no, è comunque lavoro. Però non sei in ufficio, già non essere in un luogo, in un'aula magari universitaria, sei Certo. fuori, quindi le difese si abbassano, scende tutto e diventa tutto molto più Sì. semplice Sia più dare, spontanei, no? sì. Di Certo. Sì, spontaneità, è più di spontaneo, è più spontaneità, facile. Sì, è più ottimo. facile. Quindi allora io mentre tu parlavi ho postato il vostro sito nella Ah, pagina. grazie, perfetto. È taggato ovviamente la vostra pagina di Universitari per la Vita. Poi tu tieni conto che noi, adesso scusami, mentre parlavi condividevo e invitavo perché ovviamente è importante che questa intervista venga vista sia in diretta. Poi ci siamo resi conto con Francesca e Barbara che tanti guardano la rubrica in differita. Quindi evidentemente questa nuova formula di Popolo della Famiglia TV che è nata quest'anno funziona. Quindi poi la riversiamo anche su YouTube, quindi sicuramente Ottimo. circolerà. Esatto, perché ti faccio questa introduzione? Perché a me viene da pensarvi, se chiudo gli occhi mi viene da pensare a questo fronte di ideologia che avanza, no? Come una grande ondata, e questi piccoli soldatini che siamo tutti noi, no? Che siamo lì e fanno il Sì. zolletica all'elefante, no? La sera barzelletta, no? Le formiche che vogliono prendere l'elefante, scavozzano! Esatto, siamo un po', però le formiche mangiano, no? Chiaro, Scavano chiaro. le gallerie sotto la terra sulla quale Sì. cammina l'elefante e l'elefante crolla. Perché poi alla fine è questo. Quindi io vi visualizzo così, no? In questi Sì. inarrestabili. Un messaggio di speranza per i ragazzi, quelli che diventeranno dei ragazzi, no? Perché ormai la piattaforma Facebook è accessibile dai 14 anni in su. Proprio case study, ti chiama, ti scrivono dopo questa puntata. Al di là degli insulti che ne arrivano tutti, con quale messaggio vuoi invitare, sensibilizzare più che invitare chi Sì. non vi Beh, conosce affatto? sì, direi allora, direi intanto guardiamo proprio negli occhi la realtà, ecco, guardiamo negli occhi la realtà e unitevi a noi, direi proprio questo, perché è una battaglia di civiltà, una battaglia di e poi direi anche pensate che magari quando voi camminate, no, vicino a un ospedale, penso magari a Roma, gli studenti romani, vicino al San Giovanni, che è uno degli ospedali in cui fanno più aborti all'anno, dico lì e ogni giorno, dal lunedì al venerdì, uccidono dei bambini. Ecco, noi camminiamo lì magari pensando a non so che cosa e lì in quel momento appunto un bambino sta morendo e ovviamente una madre, come dire, avrà un trauma per tutta la vita. Ecco, quindi pensiamoci, pensiamo veramente che il nostro piccolo gesto, il nostro stare all'aperitivo, il nostro magari leggere quel libro, formarci, la nostra preghiera può tanto, una piccola goccia che può tanto e piano piano, piano piano, piano piano, chissà dove possiamo arrivare. Ripeto, noi eravamo all'inizio 3-4, eravamo proprio dei così, degli sconosciuti, ci cioè abbiamo detto semplicemente dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo reagire, ecco, a tutto questo. Abbiamo iniziato e adesso, ecco, siamo diffusi in tutta Italia, così. Quindi veramente dico proprio che non bisogna scoraggiarci, non bisogna scoraggiarsi e unitevi a noi e questo, ecco, mi sento di dire.
dire, in maniera molto molto spontanea, ecco. Bella, questo bel sorriso. Chiara, grazie, grazie, che Dio vi strabenedica. Grazie perché è stata preziosa questa intervista, è prezioso il tuo tempo, il tempo di tutti i ragazzi che in Italia avete coinvolto, che attivamente, quotidianamente, ci mettono la faccia, ci mettono il cuore e la loro speranza. Quindi che queste gocce diventino, come diceva Sor Teresa, poi no, Sor Teresa di Calcutta diventano un oceano. Sì, esatto. Quindi grazie ancora, No, speriamo grazie a di te, grazie a riaverti tutti poi voi. a giugno. Noi andiamo avanti fino a giugno, forse a giugno faremo un 4 puntate di chiusura di stagione, invitando 2 ospiti a puntata. Se riusciamo a farti, se sei disponibile, sarebbe bello perché ho in mente Certo. con chi abbinare, sarebbe una cosa carina. Va Grazie bene. ancora, guarda, è Sì, stato veramente niente. emozionante. Scusami se ti ho interrotto, ma c'è una gioia, Assolutamente. grazie. No, 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 grazie a voi per tutto il lavoro importantissimo e niente, ecco, grazie ancora, buona serata. Buona fine di cammino di Quaresima e buona festa dei Grazie. Palmi per domenica. Ciao cara, grazie. Ciao Ciao ciao, bella. grazie, ciao ciao. Ciao, grazie. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi, puntata intensa. Io prima o poi imparerò a non interrompere i nostri ospiti, ma è stata veramente un'occasione unica. Io vi do appuntamento con Popolo della Famiglia TV per venerdì 26 aprile. Alle 21:30 questa sera c'è Tecno PDF con Anna Cavallo e Anna chiuderà le trasmissioni per la settimana di Pasqua, perché Popolo della Famiglia TV, come tutti gli anni, non va in onda, quindi appuntamento alle 21:30 questa sera con Tecno PDF, dopodiché si chiude per la settimana santa che ci porterà alla domenica di Pasqua. Appuntamento quindi nuovamente con Popolo della Famiglia TV dopo le vacanze pasquali al 23 di marzo, con Neurocat e DSC di Mauro Chialastri, mentre Semi di Speranza torna il 26 aprile con un'altra meravigliosa realtà che opera sul territorio nazionale. Da parte di Manuela Bongiluppi Lodeli vi auguro un buon fine di percorso di Quaresima, una buona Domenica delle Palme e buone vacanze pasquali. Un abbraccio a tutti, ciao e grazie per essere stati con noi.